Infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport, non solo la trattativa è praticamente già avviata, ma si stanno già mettendo sul piatto le cifre da destinare al calciomercato. Sono 300 i milioni, secondo le indiscrezioni, che InvestCorp vorrebbe investire sul mercato per acquistare ulteriori talenti, anche non più giovanissimi, che potrebbero dare una mano a costruire un Milan sempre più forte e con una mentalità più vincente. Sono Raheem Sterling e Isco i due nomi che aleggiano nella mente degli operatori di mercato rossoneri. Due giocatori che con la loro esperienza potrebbero arricchire la rosa di Pioli. L'inglese è ormai in rotta di collisione con Pep Guardiola che nelle ultime settimane lo sta ritenendo sempre meno importante nella sua scacchiera iniziale. Discorso diverso invece per Isco, un nome che il Milan conosce bene avendolo sondato praticamente ogni anno, in ogni sessione di calciomercato. Con Carlo Ancelotti ormai non è più una pedina fondamentale al Real Madrid e per questo vorrebbe ripartire in un club ambizioso che gli possa dare un ruolo centrale, magari in un altro campionato. Il Milan potrebbe mettere gli occhi su Filip Kostić, esterno serbo nel mirino anche dell'Inter di Simone Inzaghi, le ultimissime notizie di calciomercato. Il Milan di Stefano Pioli, con la vittoria in casa contro il Genoa di Vlessen, è tornato ai tre punti nel campionato italiano di Serie A dopo una serie di pareggi che ha riavvicinato pericolosamente l'Inter di Simone Inzaghi alla vetta. I nerazzurri, che nel derby d'Italia contro la Juventus hanno riacceso i motori, ora potenzialmente potrebbero sorpassare il Milan se dovessero vincere con la Roma ed il recupero contro il Bologna. Insomma, sarà una corsa serrata per la vittoria dello scudetto con le milanesi che sembrano le più indirizzate al trionfo rispetto al Napoli di Luciano Spalletti che si è fermato in casa contro i giallorossi di José Mourinho. Non solo, Inter e Milan potrebbero essere rivali anche in sede di calciomercato nella prossima estate per un giocatore in particolare. Stiamo parlando di Filip Kostić, esterno dell'Eintracht di Francoforte. Il giocatore serbo, da tempo nei radar dell'Inter di Beppe Marotta, per un periodo è stato individuato come sostituto naturale, soprattutto prima dell'arrivo in nerazzurro di Robin Gosens, giocatore tedesco acquistato dall'Atalanta. Il Milan invece potrebbe puntare forte su Kostić per rinfrescare la batteria degli esterni vista la deludente stagione di Rebic e Saelemakers. L'Inter quindi sembra aver un po' mollato la presa su Kostić, ma attenzione al futuro di Perisic. Se il croato non dovessero trovare l'accordo per il rinnovo con i nerazzurri, la dirigenza della beniamata potrebbe tornare forte su Kostić, in scadenza nel 2023 con l'Eintracht. Il Milan invece, per superare la concorrenza dei cugini Meneghini, sarebbe disposto anche a mettere sul piatto il cartellino proprio del belga Saelemakers, anche se resta il dubbio contratto, visto che il 99 rossonero ha da poco rinnovato fino al 2026.